Ciao, sono Giuseppe Zeno, interpreto Francesco Diamanti. Questa assolata giornata di gennaio coincide col mio ultimo giorno di riprese sul set, per cui io vi invito a trascorrere questa giornata con me. Venite. Mi sono svegliato solo 10 minuti fa, perché gli attori dormono fino a tardi. E alle 17 c'ho sempre l'aperitivo con le ostriche. Non amo molto lo champagne, vini francesi a go-go. Di sera sto in giro per discoteche fino alle 4 di notte, poi mi sveglio sempre alle 3-4 di pomeriggio. Intanto ci prendiamo il caffè. Bella sveglia. Buongiorno. Pamela, buongiorno, come stai? Con lei non è per niente egocentrica, vedi? Il camerino mio è questo. Il cambio è questo, il allora dai, metto questo. Le cose. Se sbagli un anello, non ti metti una cosa al posto giusto. Queste te se magni, no? Francesco Diamanti, un fotografo nostalgico della vecchia maniera di fare fotografia, e a un certo punto della sua vita incontra il personaggio di Sara, interpretata dalla straordinaria Maya Sansa. Di lei posso dire che non c'è stato il giorno in cui io non l'abbia incontrata al trucco, che non mi è sembrata uno più bella di me. Da lì inizierà una sorta di collaborazione. Tu dici bella, va bene, però recita male, invece recita bene, però sarà poco intelligente perché è bello, invece no, poi ci parli e ti metti in difficoltà. Vamos a rodarlo, Giuseppe è una persona che difficilmente si apre agli altri. A volte è come se nella vita dovessi sempre indossare delle maschere. Forse anche la diffidenza che ha Francesco nel volersi aprire può in qualche modo essere la diffidenza che Giuseppe ha nell'aprirsi subito al mondo. Comunque poi lo faccio. Vediamo. Francesco si fionda all'alba a casa di Sara a provare di dirle cose che probabilmente neanche in questo caso riuscirà a dire. Francesco. Questa l'ho portata per Max. Così si può esercitare con gli obiettivi, se vuole. Un bel gesto. Non sono un grandissimo appassionato di fotografia. Mi sono sicuramente un grande curioso, ma non sono così ossessivo come Francesco. Cerco anche attraverso un telefono cellulare di catturare delle immagini, dei momenti. La prima scena l'abbiamo finita. Poi adesso aspettiamo che faccia buio. Quindi anche le atmosfere, no, diventano un po' più fredde. Questa scena Francesco incontra il figlio di Sara, Denis, e con lui ha un grande momento di apertura. Arriva Giuseppe. Il personaggio di Francesco a me è piaciuto molto, mi sono divertito. È un'esperienza molto bella perché mi ha dato delle belle soddisfazioni, mi arricchisce ancora di più. Tu invece che ci fai qui? Sai cosa ho scoperto? Che la cosa più brutta che ti potesse accadere è già successo. La scena è finita, stasera fa un freddo. Bestia. E Giuseppe Zeno ha finito la serie. Grazie a tutti ragazzi, sono stato bene, siete un bel gruppo. È un'esperienza diciamo abbastanza unica, no? Quando entri in corsa in un progetto che ha alle sue spalle una bellissima levatura cinematografica. Portate un po' di glicerina per la pennuccia. Si è rappresentato sicuramente per me un valore aggiunto nella scelta di prendere parte a questo progetto. Cari amici, è finita questa giornata, ma è finita anche la mia partecipazione. Oggi è il mio ultimo giorno di riprese, tutto può succedere. Che io vi invito a seguire su Rai 1, che sarà un progetto, secondo me, beh, lo dovete vedere, che vi devo dire?